Al Savini di Notaresco arriva la recanatese dell'abruzzese Giampaolo in uno dei big match della quindicesima d'andata. Padroni di casa reduci dal pari esterno di Vasto Girardi, condito dall'ennesima svista arbitrale sul finale di gara. Recanatese sulla carta più fresca, grazie al turno non disputato tre giorni fa. Epifani conferma per 10 undicesimi la formazione di domenica, col solo Banegas tenuto a riposo. Giampaolo mette dentro anche l'ex Liguori con sbaffo ancora fermo ai box. La gara parte col botto, infatti all'ottavo i rossoblù passano. Angolo sul primo palo e testa di Marchionni con Santarelli che sventa. Sul batti e ribatti Capitan Speranza gira col mancino e trova l'angolino alla sinistra del numero 1 giallorosso. Al 17 arriva la prima risposta dei Leopardiani, perfetto filtrante per Pezzotti che defilato può solo centrare l'esterno della rete. Buono comunque l'affondo ad evitare l'offside. 21esimo, trama notaresco sulla sinistra con Marchionni che scarica al centro per l'accorrente Cancelli che perde la coincidenza con l'assist per questione di centesimi di secondo, concludendo alto in precario equilibrio. Mezz'ora sul cronometro quando la recanatese sfiora il pari. Gallo cerca l'anticipo sulla tre quarti, ma non lo trova. Pera scappa via e appena vede lo specchio della porta, tenta col destro. La palla sfiora il palo alla sinistra di Sciba, fermo ad osservare e a sperare. 37esimo, ancora una sventagliata ad innescare Marchionni, che punta Ferrante prima dello scarico a Bianciardi, che col piattone mancino butta sul fondo la chance del raddoppio. Poco prima del riposo Epifani perde un pezzo importante per problemi muscolari. Marchionni infatti accusa un malanno sulla tre quarti avversaria nel tentativo di concludere in porta. Banegas prende il suo posto. Si chiude qui la prima frazione col Notaresco avanti grazie a una sortita offensiva di Speranza. Gara godibile e tecnicamente elevata, ma questo sinceramente ce lo aspettavamo. La ripresa si apre come l'inizio del match con un gol. Scappa ancora a sinistra l'ex Pineto Pezzotti, il suo mancino impegna Sciva che può solo respingere corto. Curzi ringrazia e porta i suoi sull'1-1. È il quarto. Al 15esimo, complice un affaticamento per Cancelli e anche per innervare la sua squadra, Epifani mette dentro Palumbo. Tre minuti prima della mezz'ora si ferma anche Senigallesi e Giampaolo lo sostituisce con Togolà. Subito dopo Banegas prova la sorpresa dalla distanza, ma la palla sfiora il palo. Al minuto 33 chiede il penalty il Notaresco. Il tiro di Bianciardi viene murato dalla difesa giallorossa e il primo a protestare è proprio il 4 rossoblù. Matteo Frosi della sezione di Treviglio dice che non c'è nulla e lascia continuare. Il Notaresco, anche se visibilmente stanco, ci crede e al 36esimo passa. Sponda di Palumbo per Banegas che senza pensarci due volte scaglia un mancino velenoso verso la porta di Santarelli. Forse una leggera deviazione inganna l'estremo difensore ospite che non può arrivare sulla traiettoria. 2-1 Notaresco. Ora la recanatese le prova tutte, mentre il Notaresco cerca la calma per gestire la palla e giocare col cronometro negli ultimi 5 di recupero. Ma non succede più nulla al Savini, col Notaresco che può esultare dopo una gara tosta, sofferta, ma allo stesso tempo fondamentale per continuare il cammino stagionale. Dall'altra parte la Recanatese può solo rimproverarsi la poca determinazione offensiva, soprattutto nel momento in cui, dopo il pari raggiunto, ha avuto la possibilità di azzannare la preda, ma non lo ha fatto. Mister, ci può stare una sconfitta qui a Notaresco, però nel quarto d'ora successivo al gol del pari forse è mancata un po' di determinazione nell'andare ad azzannare la preda, che sembrava non solo stanca ma anche mentalmente messa giù di morale. Sì, una squadra forte deve capire i momenti della partita. Siamo andati sotto con un calcio d'angolo lì, una mischia che effettivamente sono stati anche un po' fortunati, diciamo così, tra virgolette. Come dicevi tu, poi abbiamo avuto occasioni per pareggiarla prima del gol di Curzi. Dovevamo essere un pochino più cinici perché l'inerzia della partita ce l'avevamo noi. Poi abbiamo pareggiato, il secondo tempo siamo rientrati con il piglio giusto. Sapevamo che loro avevano tre partite una settimana, per cui avevo chiesto ai ragazzi più intensità, ma sempre con grande equilibrio, perché loro poi alla fine le distanze si erano allungate, giocavano molto sulle seconde palle. E dovevamo stare un pochino più attenti perché, ripeto, nel momento migliore nostro, cosa che ci è successo anche a Castelnuovo, abbiamo preso il gol.
per cui una volta può succedere, la seconda volta bisogna capire dove sbagliamo. Sicuramente se abbiamo preso gol c'è stato un errore di equilibrio, di concentrazione, perché la partita una squadra forte la sa gestire, secondo me, sa capire i momenti, e noi qualcosina abbiamo sbagliato. Il Notaresco ha giocatori importanti lì davanti, a Palumbo che poi è subentrato, Vanegas, giocatori che ti possono risolvere la partita da un momento all'altro. Dovevamo stare un pochino più attenti perché loro erano stanchi e noi la troppa foga, secondo me, alcune volte, la poca cinicità in fase offensiva, perché poi anche sul 2-1 abbiamo avuto l'occasione di Pera che proprio alla fine lì. Niente, dobbiamo capire, è normale che il calcio fa parte, diciamo così, le partite si svoltano da episodi e loro sono stati più bravi perché forse ci hanno creduto un po' di più. Noi potevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo creato ed è un peccato perché io penso che la partita, se fosse finita sull'1-1, penso che non c'era niente da dire. Epifani, un piccolo déjà vu sull'arbitro, perché credo che rispetto alle gare precedenti che avete disputato, un po' forse non inglese ma scozzese, io oserei dire, ma secondo me ha disputato una gara corretta, giusta, e anche nelle sanzioni disciplinari, insomma, ci ha messo del suo in modo molto razionale. E di questo siamo contenti, perché veniamo da 3 settimane dove abbiamo avuto da ridire, però fa parte di questo mondo del calcio, quando incontri anche loro possono sbagliare, nel momento della partita, dopo partita, concitato, e quindi hai tanta rabbia. Ci hanno penalizzato, però si va avanti, oggi è arbitrato come dovrebbero arbitrare tutti gli altri, è stato bravo. È stata una bella partita di 2 squadre forti che sicuramente lotteranno fino alla fine per qualcosa di importante, e per noi è una vittoria molto molto importante a livello mentale, perché ci serviva per più che altro per la testa, perché poi il campionato, ripeto e lo sto dicendo da tanto tempo, è talmente lungo, ci sono sempre dei risultati particolari, si può perdere i punti con tutti. E noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto anche in queste 3 partite, che meritavamo sicuramente qualcosa di più. E oggi abbiamo vinto una partita importante, che si deve aprire e chiudere parentesi, già pensare a domenica, ci sarà un'altra battaglia. Mister, una vittoria che forse non vale 3 punti, non ne vale 6, ma secondo me ne valgono 9, perché c'è stato il Campobasso che ha stravinto in casa e quindi si rischiava di perdere il treno lì davanti in classifica, secondo motivo perché eravate stanchi dopo i tanti incontri, e terzo perché la Recanatese, come ha detto lei, è una squadra tosta. Ma alcune di queste cose sicuramente sono importanti, però non ci dimentichiamo che siamo alla 12ª partita, mancano talmente tantissime partite, il campionato è lunghissimo, anche se oggi dovevamo finire pareggio, sappiamo di aver incontrato una squadra forte. Abbiamo vinto, è una partita che vale molto più per la testa che per la classifica, e poi ognuno deve pensare in casa sua, adesso noi dobbiamo pensare a fare i più punti possibili e poi il girone di ritorno vediamo in che posizione ci troviamo e vediamo la situazione. In questo momento non mi preoccupa il risultato degli altri, mi preoccupa più la mia squadra, ma come è giusto che sia. Venivamo da 3 partite dove abbiamo forse ci hanno fatto lasciare dei punti per strada, e mentalmente eravamo un po' tristi in questo periodo, e questa vittoria è importante per la testa, perché vincere è molto salutare in questo momento, e poi hai vinto con una squadra forte, perché abbiamo dato una squadra forte di valore, e quindi la partita vale doppio.